test di trascendenza riferito al caso straordinario di Ra, che è trascendente al 100%. Terza parte, domande da 45 a 60. Abbiamo visto nel testo precedente, il 2, come fosse la situazione per il primo nome. Adesso occupiamoci del secondo. Dio è 66, ma se è trinitario, è 26 più 26 più 26, quindi il secondo nome è il trinitario 78? Nel caso di Romano, secondo nome è Antonio ed è 78. La domanda 46 può porre la precedente in quest'altro modo. 10 è il primo Dio, il secondo è dato da 10 più 2, uguale 12. Ebbene, il suo valore assoluto è dato dal numero 12 fattoriale, che somma 1 più 2 più 3 4 più, fino a 12, ed è il 78. Quindi la quantità del secondo nome è quella assoluta, 78? Per Antonio è così. Da 47 la pone ancora in un altro modo e dice: essendo Dio il secondo, il tuo terzo nome è un terzo della Trinità dei 26? Beh, un terzo della Trinità dei 26 e 26. Nel caso del nome di Romano, Anna, il terzo nome, è proprio 26. Occupiamoci ora della realtà. La realtà è data dal piano, che è 10 al quadrato, laddove Dio è 10 in linea, però riferito solo alla parte reale, ossia quel 50 che avanza nel positivo. Poiché più 1 è il tempo, 50 più 1 è tutto il reale avanzamento positivo. Ebbene, il quarto nome reale tuo è 51, il quarto nome di Ra è Paolo ed è 51. Domanda 49. Essendo 100 l'area di Dio, come il ciclo 10, ed essendo 13 la Trinità nel ciclo 10, il tuo quinto nome è uguale al 100 più 13? 113? Il quinto nome di Romano Torquato è proprio 113. Domanda 50. Essendo 50 la realtà, il positivo e il negativo, e avendo 3 come la Trinità di Dio, hai tu un cognome che è tutto il movimento del 3 nella realtà, ossia dato dal 53, dal 50 meno 3, 47? Il cognome di Romano è Amodeo ed è 47. Domanda 51. Se tu hai, come è giusto, questi 5 nomi e un cognome, in questo modo che abbiamo visto, cioè 66, 78, 26, 51 e 113, è 334 il valore di tutti i nomi. Ebbene, tu ce l'hai? Il valore di tutti i nomi di Romano è proprio 334, ce li ha. Domanda 52. Il tuo nome sta ordinando la creazione del mondo in 7 giorni? E qui bisogna cominciare a prendere tutte le lettere che esistono nel nome e metterle in ordine alfabetico a seconda della quantità del numero in cui esistono. E vediamo a questo punto che abbiamo un principio che è la A, e sono 7A, come i 7 giorni del mondo, ma abbiamo anche 7 lettere singole, che sono un altro modo di esprimere il principio nell'unità. Domanda 53. Il tuo nome mostra i tre dei romano, creatori in 7 giorni, sono
subito dopo la creazione. E infatti nella dotazione di Romano, dopo le 7 A, ci sono tre lettere singole, la D, la E, la I, che sono il plurale del nome romano Deus, come una trinità di dei. Domanda 54. Può il tuo nome contenere qualsiasi indicazione in relazione alla trinità che esiste in un solo Dio chiamato El, come Ele, Eli o Allah? Ebbene, il nome di Romano lo può. Infatti la dotazione che stiamo vedendo, dopo le 7 A, prevede i tre dei e poi il Dio El, e mostra tre dei che ordinano i 7 giorni della creazione. E poi c'è una unica lettera L, che è il nome Dio chiamato El, o Ele o Elida dagli ebrei e Allah dagli arabi, che sta indicando il suo essere uno, ma anche il suo modo di ordinare ogni cosa attraverso il ciclo 10 del generale essere di tutte le unità della fisica. E questo perché la lettera L è esattamente la decima lettera dell'alfabeto italiano, quindi la somma di ciò che è creato, sette giorni, che sono pronunciati anche sette days in inglese, ai sette dei romani, è 7 più 3 uguale L, la decima lettera. Domanda 55. Il tuo nome può mostrare quel ciclo divino 10, che è come Dio, nel suo valore assoluto 10 più 1 uguale 11? Il nome di Romano contiene questa indicazione, perché la unica L, la lettera indicante l'unico Dio L, o Eli, Ele, Allah, eccetera, è anche l'undicesima dell'attrezzatura di Romano. Così che L è uguale alla decima lettera dell'alfabeto, ma è anche l'undicesima nell'attrezzatura divina del nome di Ra, che ha quelle 42 cifre del nome segreto di Dio, come richiesto dalla Cabala ebraica. Domanda 56. Detto che 11 è il ciclo assoluto, e così è il ciclo di Dio, il tuo nome introduce una trinità di 11? Nel nome di Ra questo è perfettamente indicato, perché dopo le prime 11 lettere entrano in gioco due M, che è una coppia di undicesime lettere nell'alfabeto italiano. Il risultato divino è che le prime 11 lettere più le 11 più 11 delle due che sono espresse dalle due M formano la quantità unitaria 33 della vita unitaria del Figlio di Dio Gesù Cristo. Domanda 57. Dopo di aver fissato creazione e unità e trinità del Dio Creatore, il tuo nome sta introducendo il tempo in sessantesimi? Il nome di Romano sì, ed è la prima indicazione introdotta dopo la struttura del Dio di 33 anni. Infatti vediamo che vengono subito dopo 5 N, ciascuna uguale al valore della dodicesima lettera N, per cui 60 è la struttura del tempo in sessantesimi. Domanda 58. Se il tuo nome va bene, ha ora l'espressione del ciclo 10 dello spazio? E se noi osserviamo la dotazione che esiste nel nome di Romano, vediamo dopo le N che compaiono esattamente 10 cerchi, 10 circoli, 10 cicli, come proprio l'unità dello spazio, quella unità che l'Accademia francese della scienza fisserà come il ciclo unitario per ogni unità della fisica.
Quindi abbiamo visto che il nome, nel più perfetto degli ordini, dopo di aver presentato il tempo nella sua unità dei sessantesimi, ha presentato tutto lo spazio nel suo ciclo 10. Domanda numero 59. Se il tuo nome è così ben ordinato, introduce a questo punto la storia sacra del popolo di Roma che uccide Gesù sul Calvario. Ebbene, nella dotazione delle lettere del nome di Romano, dopo il ciclo 10, vediamo che comincia la sacra storia dei Romani e di Gesù. Noi possiamo vedere che la dotazione del nome di Romano sta introducendo la sequenza immediata PQRRTTTU. Manca la S. Se voi potete vedere, PQR è l'acronimo del Populusque Romanus, senza il Senatus, che non prese parte nella crocifissione di Gesù. Dopo c'è un'altra R che indica ora il più grande romano di ogni tempo. E ci sono le tre croci del Calvario. T. L'ultima U della dotazione, uguale alla 19ª lettera dell'alfabeto italiano, stabilisce che si tratta del 19 secolo. Ultima domanda di questa terza parte del test, la numero 60. Tutto il tuo nome rappresenta l'ordine naturale? Ebbene, abbiamo visto che tutto il numero è perfettamente vero. In tutto l'equipaggiamento, fino alla conclusione delle O, abbiamo un avanzamento in linea, anche dello spazio-tempo. Dopo appare il piano trasversale pi greco, che è la 14ª lettera, che indica il piano 7 più 7, dopo i 7 giorni della creazione in linea del mondo. Ora li abbiamo nel piano trasversale. La lettera Q è la 15ª e introduce ora le 5 linee prima presenti come quelle 5 N, che ora sono nella dimensione 3 del volume e sono come 5 più 5 più 5. La coppia di R, che è la 16ª lettera, introduce le 4 dimensioni della realtà binaria date da 2 elevato a 4 uguale 16. Esse sono 2 anche nel linguaggio digitale, in cui 16 bit sono considerati in orizzontale e 16 in verticale, per un totale di 32 bits. Poi ci sono le 3 T del Calvario, che sono 3 lettere 18esime nell'alfabeto. Questa trinità vale 54 ed è il volume complesso uguale a 3 al cubo in positivo e 3 al cubo in negativo. Così è 27 più 27 è 54. Rappresenta la pienezza di intensità della luce, la candela. L'ultima U, la 19ª lettera, introduce l'unità della massa, quando il ciclo 10 avanza di 10 e il 20 risultante è percepito come 19 unità decime relative alla massa 1.